Lei oggi è qui dove si sta dimostrando per i diritti dei detenuti. Lei è madre di uno dei detenuti che era uno dei cinque firmatari dell'esposto della strage Sant'Anna. Di strage di Sant'Anna, che è avvenuta in quei giorni, il suo figlio era all'interno, non sì. È stato accusato di aver preso parte alla rivolta, anzi dice anche di essere direttamente protagonista dei salvataggi. Certo. Ci sono stati all'interno perché molte altre persone hanno rischiato di morire soffocati tra i detenuti. Non ecco, solo, anche degli infermieri. Oggi che cosa ha ottenuto? Perché lei è riuscita ad incontrare suo figlio a Parma, ma quella che dovrebbe essere forse una procedura normale invece è stata oggetto di un vero e proprio calvario. Lei ha fatto una fatica incredibile. Ecco, ci può raccontare che cosa avete dovuto fare per fare mi sono dovuta rivolgere al garante regionale Campano, che si è messo in contatto con il garante regionale dell'Emilia Romagna, perché il garante di Parma in un anno non si è mai interessato a questo. Il garante regionale dell'Emilia Romagna a quel punto si è fatto carico di questo, ha chiamato la direttrice del carcere e ha chiesto che mi venisse concesso questo incontro con mio figlio, perché a noi sulla nostra richiesta c'era stato risposto che non era possibile e ce lo potevano concedere forse solo il martedì o il giovedì. Ma siccome io ho problemi di salute e purtroppo tra pochi giorni sarò in ospedale, non potevo spostarmi il martedì, sarei stata qui oggi sabato e ho chiesto di farmelo vedere, anche perché per regolamento noi sappiamo che il primo colloquio addirittura non c'è bisogno di richiesta, il primo colloquio può essere concesso in qualsiasi momento. Invece a noi ce l'hanno fatto passare come cortesia. Quanto tempo è dovuto trascorrere perché vedesse? Due anni. Quindi da quei fatti. Da quei fatti, perché lui è stato portato da Modena a Parma, poi da Parma a Modena, poi erano in isolamento perché dovevano parlare con i magistrati, poi da Modena è stato trasferito ad Ascoli Piceno, poi da Ascoli Piceno di nuovo a Parma. Allora, da Modena ad Ascoli Piceno, poi da Ascoli Piceno di nuovo a Parma, poi in isolamento un lungo periodo prima di parlare con i magistrati, poi da Modena a Parma, poi con lockdown non era possibile perché le visite erano state molto ristrette, ci voleva il Green Pass, ci voleva tutto questo, e adesso finalmente dopo due anni riesco a parlare. Tutti questi spostamenti lei come li veniva a sapere? Venivano comunicati dall'autorità, da un avvocato? Perché avevamo creato comunque un gruppo solidale e il gruppo che era qui sul luogo riusciva a sapere anche tramite avvocati questi spostamenti. Quali sono state le motivazioni che vi hanno dato per giustificare questa impossibilità di vedere i propri parenti? Prima di tutto perché loro ad Ascoli Piceno sono stati portati subito dopo la rivolta. Non c'è stato comunicato nulla. Per 20 giorni noi non sapevamo se era morto, se era vivo, che fine aveva fatto nostro figlio. Poi l'abbiamo saputo. Lì ad Ascoli Piceno, naturalmente, in pieno di pandemia, avevano bloccato tutte le visite e non si poteva vedere, ragazzi. Poi naturalmente li hanno portati a Modena perché i magistrati volevano interrogarli. Li hanno riportati nella Canna del Lupo. Sono stati messi in isolamento per 20 giorni, dopodiché gli hanno fatto un'interrogazione e anche lì non si poteva andare, tantomeno non potevamo portare neanche i pacchi, perché i pacchi erano vietati ad entrare, perché con la pandemia avevano paura che potevamo trasmettere il Covid. E dopo la pandemia, quando è tornato bene o male tutto normale, nell'ultimo anno, tutto perché normale non potevate vederlo? Tutto normale non è tornato, perché oggi non perché è normale. Perché non potevate vederlo? Ma a parte quello, perché io poi nel periodo in cui mio figlio è stato trasferito a Parma, io ho avuto mio marito che purtroppo si è ammalato di una grave malattia e che adesso, proprio il 19 di questo mese, fa un anno che è morto, e al ragazzo non gli hanno permesso neanche di vedere il papà, che è un suo diritto venire ai funerali. Giustamente io ho avuto un lutto grave. Poi naturalmente il lockdown
la pandemia, il lutto e tutto. È stato proprio impossibile. Poi io ho avuto problemi di salute e difatti sto andando in ematologia, sono in cura in ematologia e adesso domani mattina riparto perché lunedì sono di nuovo in ospedale. Tutti i giorni ho l'ospedale aperto. Questo è il problema. Quando ha visto suo figlio? Mio figlio l'ho visto stamattina. Lui ha chiesto l'avvicinamento per colloqui, gliel'hanno rifiutato. Adesso gli è arrivato il rifiuto, 15 giorni fa. Che addirittura l'avvicinamento per colloqui, dicono così che è d'obbligo perché è provvisorio, gli possono dare tranquillamente 2 mesi di avvicinamento alla famiglia per permettermi il colloquio, perché ha solo me e non sto bene, e al fratello. E l'hanno rifiutato. Adesso gli avvocati stanno facendo appello a questa cosa. Ha risposto all'interpello per l'università, perché lui seguiva, andava all'università, e per 4 volte gli hanno fatto il rifiuto a continuare gli studi. Quest'anno ha risposto all'interpello a luglio e ancora di quel protocollo non ha avuto né l'assenso e né il dissenso. Perderà anche quest'anno l'università. Quali sono i disagi per le famiglie e i disagi per chi vive le situazioni come detenuto? Ecco, cosa le ha raccontato suo figlio? Poi magari quali sono i disagi proprio per le famiglie? Anche i disagi, guardate, il disagio comunque stare già chiuso in un ambiente come quello è già un disagio per il detenuto. Il disagio per le famiglie è quello che bisogna comunque sostenerlo e mantenerlo, perché comunque lì il mangiare è indecente, non gli passano neppure il sapone per lavarsi le mani. Ma la situazione generale delle carceri italiane? Sì, delle carceri italiane. E in più, come ha detto anche l'amica, non solo, ma ogni mese sulle spalle di mio figlio grava un mensile che quando uscirà si troverà un debito con lo Stato da dover pagare. Cioè un mensile sarebbe un costo? 105 euro al mese pagano loro per stare chiusi là dentro. Quindi si pagano 105 euro al mese per stare in carcere? Ecco. Una retta? Come retta? Pagano un albergo, però a differenza dell'albergo che al massimo gli dà una mezza pensione, noi la mezza pensione gliela dobbiamo mandare da casa. E loro c'hanno persone dall'esterno che hanno l'appalto, vanno lì 2 volte a settimana, prendono l'elenco di quello che serve, loro scrivono pomodori, insalata, un po' di carne e gliela portano, ma a prezzi esosi. E quei soldi naturalmente per poter dare la possibilità di andare avanti glieli dobbiamo mandare noi familiari. Lui è preoccupato per le eventuali conseguenze anche dell'esposto che ha fatto? Lui non è preoccupato perché ha detto tutto ciò che è verità, comunque non deve portare preoccupazioni sia lui che gli altri 4. A qualcuno l'hanno addirittura ricattato, dicendo ti diamo un lavoro all'interno del carcere, basta che ritiri l'esposto. Hanno detto no grazie, io l'esposto non lo ritiro, il lavoro non lo voglio, perché se voi mi dovete ricattare per ritirare l'esposto io non lo ritiro. Allora, loro sanno a cosa vanno incontro, però si sono visti morire compagni davanti ai loro occhi, soprattutto Piscitelli, che loro hanno dovuto portare in cella, sorreggere loro, metterlo a letto, chiamare aiuto. Nessuno l'ha soccorso, l'hanno visto morire davanti ai loro occhi, il mattino dopo alle 9 morto. Ha detto vogliamo la verità, perché questi ragazzi hanno diritto alla verità. E noi vorremmo, una sola cosa vi chiediamo, lo stiamo chiedendo anche agli altri, che a Santa Maria Capovetere hanno visto i filmati delle telecamere, non hanno ancora visionato quelli di Modena, però quelli più importanti sono quelli di Ascoli Piceno, perché loro quando sono stati portati da Modena ad Ascoli Piceno si vede come arrivano in mutante e maglietta in piena notte, in pieno inverno, si vede che una guerriglia è andata nella loro cella e le ha massacrate di loro. Quelle telecamere non sono state manomesse o bruciate, si possono visionare in qualsiasi momento, perché non l'hanno fatto? Si vede che Piscitelli è morto in cella, perché non hanno visionato quelle telecamere? Ecco dove arriva la verità. Noi vogliamo questo, cosa che non hanno ancora fatto.